Salve a tutti amici ascoltatori e benvenuti in questa nuova puntata di Nati con il Joystick. In questa puntata volevo, diciamo, un po' riassumere tutte le notizie che si sono susseguite in questi giorni, a partire dalle novità rivelate dalla rivista CoroCoro, diciamo, verso domenica, e poi le ulteriori novità che sono state rivelate proprio oggi, martedì 14 maggio. Iniziamo subito con la rivista CoroCoro, visto che ci siamo. Inoltre volevo anche ricordarvi l'appuntamento con Pokémon Smash, la puntata del 19 aprile, che svelerà ancora ulteriori dettagli, tra i quali troviamo il tipo, che potrebbe essere il fantomatico tipo fata, del nostro Sylveon. Allora, vediamo un po' allora queste novità di CoroCoro, senza perderci in ulteriori chiacchiere. Innanzitutto troviamo nella copertina della rivista varie immagini che riguardano, che dicono appunto che si troverà nelle pagine a seguire novità importanti su XY, su Pokémon XY. Se infatti continuiamo a sfogliare la rivista, possiamo ritrovarci a due pagine intere dedicate proprio a questi due nuovi giochi Pokémon. Andiamo subito alla seconda pagina, che è quella importante, perché la prima riporta solo immagini, riporta soltanto cose già conosciute, insomma. Qui notiamo subito quattro nuovi Pokémon, che adesso vi andrò subito ad elencare. Il primo si chiama Gogoat ed è descritto come un Pokémon da cavalcare. Infatti si nota subito, pure questa salta subito agli occhi, l'immagine del Pokémon che potrà essere cavalcato attraverso la regione. Tra le mosse che potrà apprendere, essendo ovviamente di tipo erba, ci sarà anche Legnicorno. Poi troviamo Eliketeru, sempre un nome giapponese e non quello ufficiale italiano, che è una lucertola di tipo elettro normale, che utilizza, secondo la definizione, i raggi solari per creare energia, per creare elettricità, scusatemi. Potrà apprendere una nuova mossa chiamata Parabola Charge, ancora non si conosceva a quel momento la traduzione, ma dopo vi dirò tutto quanto meglio. E comunque questa mossa curerà... vi curerà insomma il Pokémon mentre si danneggia l'avversario. Il terzo Pokémon è poi Yayakoma, che sarà sicuramente uno dei primi Pokémon che appariranno durante l'avventura. Questo Pokémon potrà apprendere la mossa nitrocarica ed è il solito uccello che troviamo nei primi percorsi. Visto che potrà prendere nitrocarica, si susseguono molti rumor che dicono che le sue evoluzioni saranno di tipo fuoco volante, però ancora nulla è certo. Infine l'ultimo Pokémon è Yancham, che ha l'aspetto di un panda con una faccia un po' da furbetto, se notate bene. Questo nuovo Pokémon non è stato rivelato nulla oltre all'artwork, ma sappiamo che potrà imparare la nuova mossa Parting Remark, che abbasserà le statistiche dell'avversario semplicemente. È importante da notare che avrà oltre al Pokémon in sé, l'artwork comprende anche una foglia che esso sta mangiando, che questo Pokémon sta mangiando. Questo ancora non si sa che cosa vuol dire, ma a presto sapremo nuove notizie. Poi tocca, dopo i nuovi Pokémon, alla regione, che si chiamerà Karos. La città principale si chiamerà Miare e sarà ispirata a Parigi. Questa città avrà un mercato all'aperto. Come possiamo vedere, ci sono anche numerose catene montuose e fiumi. Tutto questo ci fa pensare che sia ispirata proprio alla Francia. Inoltre, cosa molto importante e attesa da molti, è il fatto che si potrà personalizzare il proprio personaggio. Infatti all'inizio del gioco si potrà scegliere
tra tre diversi artwork per il maschio e tre diversi artwork per la femmina, a seconda di quello che sceglieremo. Come ultima cosa, vi volevo anche dire che sono stati rivelati i due artwork ufficiali delle cover. Non artwork ufficiali, immagini che troveremo insomma sulle due cover del gioco. Niente di più. Questo era tutto quello che conoscevamo fino alla scorsa settimana. Adesso però le cose sono un po' cambiate, infatti sono state appena rivelate nuove informazioni su questi videogiochi. E quindi adesso ve le dirò subito. In particolare sono stati aperti i siti ufficiali dei giochi anche in italiano e nelle altre lingue e quindi si conoscono i nomi dei nuovi Pokémon i nomi dei nuovi Pokémon ufficiali in italiano. Però noi li prendiamo dall'inglese e sono uguali a loro, quindi non è che cambi tanto. Quindi anche se non avesse aperto il sito italiano, l'avremmo comunque potuto sapere. E quindi entrando in questi siti, oltre a tutte queste informazioni, troviamo anche un trailer che vi metterò di sottofondo, o che già state vedendo, non lo so, devo ancora decidere. Comunque adesso passiamo alle informazioni importanti. Innanzitutto possiamo vedere in HD, in alta definizione, le due nuove cover dei videogiochi. Il primo troviamo il nostro cervo, Pokémon X, e il secondo il nostro caro uccello malvagio, e Pokémon Y. Inoltre sono state rivelate anche i nomi ufficiali della regione e della città più importante. La regione si chiamerà Kalos e non come vi avevo detto prima, che è il nome ufficiale giapponese, e la città principale, Miare City, si chiamerà Luminopoli. Inoltre in questa città, oltre alle informazioni che vi avevo detto, è stato rivelato che vi si troverà una piazza principale da cui partiranno tutte le strade. Inoltre, questa regione, insomma, Kalos, sarà rigogliosa di foreste da poter, sarà piena di foreste rigogliose da poter esplorare. Inoltre, adesso conosciamo anche tutti i nomi dei quattro nuovi Pokémon rivelati dalla rivista CoroCoro. Se vi ricordate, il Pokémon elettro normale, a cui gli avevamo dato un altro nome, si chiamerà adesso Elioptide. Dal sito ufficiale sempre possiamo apprendere che questo Pokémon potrà imparare la mossa Carica Parabola, nome ufficiale italiano, e sappiamo anche ulteriori informazioni sulla mossa, che farà recuperare a chi la usa una certa quantità di PS, pari alla metà del danno causato all'avversario. Inoltre una curiosità, questo è il primo Pokémon elettro ad avere come secondo tipo il tipo normale. Poi c'è Fletching, il caro uccellino che troviamo nei primi percorsi, che si ispira ai famosi pettirossi che incontrano i giapponesi. La sua natura è molto amichevole e ama fare delle soavi melodie, dei soavi cinguettii mentre è appollaiato sugli alberi. Inoltre viene anche detto che è un feroce combattente è molto famoso per i suoi attacchi potenti. Questo Pokémon sarà normale volante, come vi ho già detto, e Nitrocarica sarà una delle mosse che potrà apprendere. Inoltre troviamo l'ultimo Pokémon, questo orsetto un po' malvagio che si chiamerà Pancham. Che non è proprio un orsetto, ma bensì un panda. Questo Pokémon, secondo la descrizione, cerca di intimidire i nemici con uno sguardo truce, anche se alcune volte non li riesce molto bene. Sarà per la sua dolcezza interiore.
Pancham potrà imparare la nuova mossa Monito, che farà diminuire l'attacco e l'attacco speciale del Pokémon bersagliato. Chiusa questa mossa, però, dopo aver colpito, si farà sostituire da un altro Pokémon della squadra. Sarà di tipo lotta questo Pokémon. Infine vi è il Pokémon cavalcabile, Gogoat, il quale imparerà la mossa Legnicorno. E sarà il primo Pokémon che potrà essere cavalcato in un gioco di Pokémon. Questo è quanto, e inoltre vi volevo ricordare che sono state anche ufficialmente rivelate, anche in italiano, le personalizzazioni dei vestiti, con vestiti e accessori dei propri personaggi. Quindi questo è tutto, un episodio un po' breve, forse poco ricco di commenti da parte mia, ma ben presto arriverà un video in cui esprimerò tutte le mie opinioni, ma voglio ancora aspettare che escano più notizie, così ho un bel po' da commentare perché ancora scarseggiano un po'. Comunque la prossima puntata su Pokémon di approfondimento su Pokémon XY sarà proprio domenica 19, quando sapremo ulteriori informazioni dallo show Pokémon Smash. Quindi ci vediamo venerdì per la solita puntata e poi domenica. A presto!